considerazioni. Al di là di quale brand fotografico sia migliore e o peggiore, la mia considerazione è che qualche anno fa Nikon e Canon, due dei brand più usati al mondo dai cosiddetti pro, hanno avuto e monopolizzato il mercato fotografico anche per mancanza di competitor all'altezza. Poi è arrivata Fujifilm. Certo, seppur con difetti oggettivi, hanno però portato la mentata tecnologica nel panorama fotografico mondiale. Infatti in poco tempo sono diventati leader, forse anche senza che lo pretendessero. Per un lungo periodo c'è stato un buco spazio-temporale dove i brand più blasonati si sono trovati spiazzati e hanno dovuto, loro malgrado, investire nella progettazione di nuove camere. Infatti ci spacciavano le ultime reflex come se fossero le migliori tecnologicamente parlando. Invece la tecnologia Fuji ha annichilito un po' il mercato. Poi si sono ovviamente rimessi in carreggiata questi brand. Adesso sono molti competitor sul mercato. Forse Fujifilm ha fatto bene, ha contrastato dei titani che per troppo tempo si erano adagiati sugli allori. Se un brand o l'altro sia migliore o no lo può dire solo l'utenza. Certo che il livello tecnologico ha avuto un'impennata in generale, ma ricordiamoci che la cosa più importante è fotografare, essere curiosi di scoprire, creare storie ed esserne partecipi. La tecnologia sì, ma con un occhio alla vera essenza della fotografia, e cioè raccontare con gli scatti. Grazie amici.